A Giuseppe, il meccanico comico, gli ho detto: Giuseppe, se sei ancora interessato al film, facciamolo in settimana. Mi deve ancora rispondere. Questo video lo faccio sulle ali dell'entusiasmo perché Attimi mi ama ancora. Attimi è una delle mie più fedeli seguaci, mi segue da tantissimi anni. Questa cazzo di lampada, puttana la lampada, Attimi, porca vacca. Mi segue su YouTube, su il mio canale YouTube, appunto sul mio blog sul Fatto Quotidiano e il blog personale. Merda, devo stringere la lampada, ma non so. Devo chiamare un marito in affitto, non so stringerla. Poi mi chiede 40 euro per stringerla. Quindi mi segue da molto tempo. Ha fatto anche dei montaggi, dei film dove ha montato delle sequenze tratte dai miei film. Ha fatto delle cose molto belle. È una poetessa, una videomaker, anche lei ha un blog, se volete conoscerla meglio andate sul suo blog, Attimi e Spazi. Comunque mi segue da tanti anni, tra l'altro fa anche un lavoro di salvataggio di alcune mie opere, che per magari motivi di diritti musicali su YouTube vengono silenziate, e lei invece salva tutto su Vimeo. Anche se adesso alcuni film che erano stati azzerati, l'audio azzerato su YouTube, stanno cambiando delle cose, si vede che è tornato l'audio. Per esempio c'era un mio film che si chiamava Viva l'amore, o Vive l'amour, Viva l'amore penso in italiano, era azzerato, invece è tornato l'audio. Comunque, questo per dire che Attimi mi ha scritto sul mio blog, ha detto che continua a preservare le mie opere, quelle che a lei piacciono di più, giustamente, è molto dolce, molto brava. E c'erano degli anonimi, no? Degli anonimi che possono scrivere sul mio blog da anonimi, che mi scrivevano: Attimi non ti ama più, Attimi non ti ama più, e invece mi ama ancora. Porca vacca, quanto mi piace Attimi fare il gesto dell'ombrello a queste persone. Perché Attimi sa, è riconoscente, sa che Ricky le ha dato tanto in questi anni. E anche lei ha dato a me. Però lo sa che Ricky le ha dato tanto. E anche tanto l'ha anche stimolata ad aprirsi di più. Sono stato anche... ho avuto un effetto anche positivo. Insomma, l'ho disinibita un po', forse un po' di più. Forse così, almeno lei una volta mi ha detto. Quindi, anonimi, nel sederino, Attimi mi ama ancora. Pacca, quanto mi piace smerdare le persone. Ricky, sei adolescente? Sì, sono un adolescente ancora. Come c'era un cretino che mi seguiva, adesso non so se mi segue ancora, uno che si dava le arie di esperto d'arte,
e si è messo a criticare Gualerzi. Questo monologo inizia con un quadro di Gualerzi, una new entry nella Chisciotte che devo ancora appendere. E dava dei giudizi negativi sulle opere di Gualerzi, di Giandante X, proprio dall'alto verso il basso, no? Proprio come i dementi, i coglioni, proprio come i coglioni, no? Sono delle croste, diceva. Te, c'è appena stato un articolo sul Sole 24 Ore su Giandante X, il pittore, il grande pittore, scultore, poeta, architetto, pardon, eroe. Sul Sole 24 Ore, Stefano Salis, mi sembra che si chiami il critico, ha scritto delle parole bellissime su Giandante, sul libro di mio fratello. Ho scritto un pezzo sul Fatto Quotidiano per pubblicizzarlo nel mio piccolo. È una nuova edizione bellissima e vi consiglio di acquistarla. Costa intorno ai 24 euro, costicchia. Ma è un bellissimo libro, è fatto molto bene, rilegato. Veramente, ho fatto anche un film ieri. È proprio un libro da comprare. Sono tante immagini, tante fotografie. È arricchita la nuova edizione. Insomma, io me lo sto rileggendo, veramente un bellissimo libro. Mio fratello scrive bene. I fratelli Farina, porca vacca, altro che fancazzisti, altro. Noi siamo i custodi della bellezza. Scusate, mi scappa la O sempre ogni tanto. I custodi della bellezza del mondo e dell'essere umano. Io attraverso i miei film e Roby attraverso i suoi libri. Abbiamo due modi di lavorare molto diversi, siamo due personalità molto diverse. Roby è più riservato, non vuole, gli dà fastidio quasi che ci siano le sue foto in giro sui social, non frequenta questo ambiente, lui frequenta più la vita reale, diciamo così. E per scrivere un libro ci impiega un po' di tempo. Io invece mi butto così nella mischia, sono totalmente diverso, riservato zero e faccio le mie cose velocemente, scrivo i pezzi per il fatto velocemente, faccio tutto veloce, anche il sesso. Sono un tipo veloce, ma nello stesso tempo lentissimo, cioè sono una cosa strana. Invece Roby, però tutte e due, unendo, diciamo, i fratelli Farina, sono meglio dei fratelli Goncourt. Non so se riconoscete i fratelli Goncourt. Siamo forti, quindi i nostri genitori hanno speso bene i loro soldi. Io non ho nessun senso di colpa dopo che leggo un libro di mio fratello, vedo un mio film riuscito bene. Non ho nessun senso di colpa perché dico lascerò qualcosa dietro di me. Quindi fancazzisti, un cazzo. Giandante X, pittore che non vale niente, un cazzo. Coglione. Perché c'erano stati dei dissapori con Attimi? Perché Attimi, voi sapete, io ho preso proprio una posizione netta contro i Novax. E Attimi faceva più dei distinguo, diciamo, distinguo la libertà del cittadino. E io le dicevo, guarda Attimi, che la libertà va commisurata poi alla libertà di tutti, insomma, siamo esseri sociali, no? Come l'uomo è un animale politico, sociale, come diceva Aristotele. Non siamo monadi chiuse nel nostro mondo. Insomma, c'erano state un po' di polemiche, quindi sembrava che Attimi non mi amasse più, invece mi ama ancora. Te anonimi stronzi, Attimi non ti ama più, Attimi non ti ama più, tu nel culetto, stronzi. Scusami Attimi, sai che sono fatto un po' così. E quindi contro questi benedetti Novax ho voluto proprio prendere Burioni come simbolo e adorarlo, proprio perché non li sopporto i Novax, anche se adesso ormai penso che finirà tutto, soprattutto grazie ai vaccini che questi idioti mettono in discussione. E mi sono scelto Burioni per un semplice motivo, perché ho detto, ma cazzo, parla
alla RAI. La RAI è vista in tutto il mondo e quindi non può dire cazzate, perché sennò ci sarebbe una ribellione della comunità scientifica. Dato che nessuno si ribella quando parla Robertino Burioni, vuol dire che non dice cazzate. È così semplice, stronzi. Sapete di una comunità scientifica internazionale, non di qualche medico cretino, ma della comunità scientifica internazionale che mette in discussione Robertino Burioni? No, quindi non rompete il cazzo e seguite la scienza, quella vera, quella di Robertino Burioni. Detto questo, mischia, ormai non se ne può più perché la pandemia ormai è un ricordo, ma sì, dai, un ricordo, proiettiamoci in avanti. Detto questo, con attimi ce l'avevamo un po' beccati su questo, ma perché, sapete, io do molta importanza comunque alle idee, anche alle persone. Però se una persona a cui voglio bene, può essere anche mio fratello, se mio fratello fosse stato un Novax, avrei combattuto le sue idee. E quindi ho combattuto anche le idee di Attimi, che non è propriamente una Novax, è più una Freevax, ma Freevax, Attimuccia, non significa molto, secondo me. Ma detto questo, Attimi mi ama ancora. Grazie Attimuccia. Mi ha illuminato la giornata, mi ha detto grazie, soprattutto grazie perché posso fare così agli anonimi stronzi. Oggi ho letto, anche sono entusiasta perché ho letto un pensiero di Blaise Pascal, grandissimo filosofo e matematico, che ha detto che più una persona è intelligente, più vede l'originalità degli altri. Questo è il fondamento di tutti i miei video ritratti. Molti mi dicono, ma perché fai video ritratti? Perché sì, perché io vedo l'originalità di ognuno, stronzi. E come dice Pascal, sono gli intelligenti che vedono l'originalità, perché l'uomo comune, l'uomo mediocre, misero, non vede le differenze tra gli esseri umani. Questo lo dice Pascal, un genio della filosofia e della scienza, che praticamente mi ha detto che sono intelligente. In più l'amore di Attimi, che è ancora vivo, porca vacca, mio fratello che con questo libro andrà alla grande, già recensito da Sole 24 Ore, deve ancora uscire, esce il 10 febbraio, ma cosa volete di più? I fratelli Farina sono stra super fichi, altro che fancazzisti, stronzi. Grazie Timuccia, grazie mamma e papà per tutto. È bellissimo essere Ricky Farina, avere un fratello come Roby. Seguaci che mi restano fedeli. Grazie a tutti. C'è il mio stomaco che è pronto.